Bentornati al Gusto della Sfida, continuano le nostre tappe in questo tour attraverso l'Italia. Oggi approdiamo nel tacco della nostra penisola, siamo in Puglia, siamo ad Andria e siamo in una cantina tra le più belle del territorio, Cantina Rivera, il regno felice e incontrastato della famiglia Decorato. E ad aprirci la porta è proprio Sebastiano Decorato, titolare dell'azienda. A te, Sebastiano. Sono Sebastiano Decorato, insieme alla mia famiglia sono titolare delle Cantine Rivera, che è una storica realtà produttiva della Puglia. Noi ci troviamo più precisamente ad Andria, nel centro-nord della Puglia, nel cuore della zona DOC e DOCG Castel del Monte, che prende il nome da questo affascinante monumento, che è uno dei simboli della nostra regione, che è rappresentato nel quadro alle mie spalle. Per questa iniziativa, per questa sfida, abbiamo scelto di partecipare con un rosato, in particolare questo vino che si chiama Pungirosa ed è un Castel del Monte Bombino Nero DOCG. Noi siamo molto legati al rosato, alla tipologia del rosato, storicamente, perché è stato il primo vino che ha dato il successo alla nostra azienda quando l'ha fondata mio nonno, quindi a partire dagli anni 50, ma anche perché è una tipologia di vino molto legata al territorio Castel del Monte. Castel del Monte e al vitigno, uno specifico vitigno che si chiama Bombino Nero, che è coltivato solo qui, molto legato a questo territorio aspro, roccioso delle colline della Murgia, su cui insiste la denominazione, tanto da essere stato il primo rosato nel 2011 a diventare un rosato DOCG. A questo punto passiamo alla degustazione, e ovviamente il primo elemento che salta all'occhio è il colore, che dice tanto del vino. In questo caso è un color cerasuolo scarico, molto brillante, con delle riflessi violacei che proprio rappresentano la freschezza, l'acidità e il nerbo di questo vitigno Bombino Nero. Al naso, accanto alle sensazioni di frutta rossa, in particolare mi viene da nominare la fragolina di bosco, l'anguria. C'è una sensazione quasi sapida, ma anche mentolata, un po' veramente sembra di odorare le erbe selvatiche di cui il territorio della Murgia è ricco. Al palato, grande morbidezza iniziale, e quindi ancora frutta rossa, ma subito dopo emerge questa grande sapidità e questa grande freschezza che rendono questo vino, oltre che splendido come aperitivo, ma anche da grande versatilità nell'abbinamento gastronomico. E a questo punto devo lanciare il guanto, anzi direi il calice di sfida, al nostro chef d'eccezione, Felice Sgarra, del ristorante Casa Sgarra di Trani, insieme ai suoi fratelli. A questo punto gli chiedo di trovare un abbinamento forse anche eretico, ma insomma interessante come solo lui sa fare. Un grande vino, il Pungirosa, che conferma anche la crescita esponenziale dei vini rosati. Tra l'altro, vini che si abbinano a tantissimi piatti. E quindi oggi vediamo a cosa abbinerà la nostra etichetta Felice Sgarra. Siamo nel ristorante Casa Sgarra, siamo nella bellissima Trani. A te il pallino, Felice. Facci vedere di cosa sei capace. Buongiorno, grazie Sebastiano e accetto la sfida. Il mio nome è Felice Sgarra e sono lo chef patron del ristorante Casa Sgarra a Trani. Ascoltiamo e sentiamo il profumo di questo vino meraviglioso, un rosato, un pungirosa. Il profumo è nitido di lampone, c'è questo terroir che ricorda la nostra terra, la Murgia, in Puglia. Ho già in mente il piatto, ma vorrei chiedere l'ultimo parere al sommelier, a mio fratello Riccardo. Beh, bella sfida, Felice. Interessante. Bombino Nero, Castel del Monte, vinificato in rosato. Sì, Felice, abbiamo lo stesso pensiero. Il tubettino con la crema di ceci, scampi e la crema di patate a concludere il tutto. Cin cin. Vai, Felice, segui pure. Super. La ricetta prevederà il nostro terroir, i ceci neri della Murgia, e perché no, in questo caso sposiamo il tutto con la madresemola, il quale produce questi tubetti fantastici. Patata, datterino e con il mare abbiamo gli scampi.
scampone in questo caso con un colore che è in abbinamento al nostro pungirosa, un po' di melissa, un po' di menta e lampone disidratato con l'aceto di lampone. E siamo qui quindi con il vino il pungirosa e abbiamo questo piatto che raccontiamo con la crema di ceci neri, base della Puglia, il tubettino che è stato cotto nella bisque di scampi, quindi dalle teste degli scampi, e il profumo del datterino rosso, menta e olio extravergine d'oliva. Concludiamo con la nostra crema di patate, questa crema meravigliosa, una nuvola che andrà a coprire il tutto e andrà quasi a mascherare quello che c'è alla base. Perché il vero protagonista in questo caso è lo scampo con i lamponi. In questo caso lo scampo è stato pulito minuziosamente con questa base di lamponi croccanti e foglioline di menta. E come concludere per un piatto meraviglioso, in questo caso ci aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva. Cultivar Coratina e il piatto è pronto da servire. A voi. Cin cin. Non so voi, cari compagni di viaggio, ma io mi sono lasciato letteralmente ipnotizzare da questo abbinamento, perché veramente è stata una liaison di profumi, di sapori, ma anche cromatica, cioè proprio siamo andati addirittura sul colore. E poi grazie a voi che continuate a seguirci e fatelo su tutti i nostri canali social e anche per la extended version di questi nostri appuntamenti sul nostro canale YouTube. A presto!